ritrovati in una nuova puntata della rubrica Siciliano Doc. Quest'oggi ho il piacere di intervistare un amico, nonché uno studioso, un glottologo, un esperto di lingua sanscrita, una persona, che ha al suo attivo tantissime pubblicazioni. Un poeta, peraltro, uno scrittore, Enrico Caltagirone, un siciliano trapiantato nel nord Italia, ma che ha sempre nel cuore la sua terra, la sua Sicilia. Benvenuto Enrico. Allora, entriamo subito nel vivo dell'argomento. Perché, secondo te, il siciliano merita di essere chiamato lingua? Saluto a tutti. Perché il siciliano merita di essere lingua? Perché è già stata usata come lingua ufficiale diplomatica a partire dal XIII secolo fino al XV secolo. Perché è nata prima dell'italiano e in realtà ne costituisce quasi la base. Insomma, ricordate la scuola poetica siciliana che poi ha influenzato per opera dei copisti toscani che hanno cambiato anche la tonalità vocalica. Dal pentavocalico siciliano si è passato all'eptavocalico italiano. I copisti hanno operato questa trasformazione. Vabbè, comunque ha costituito la base per Dante, per tutti quelli che sono venuti dopo. Perché è parlata da più di 10 milioni di persone nel mondo, oltre ai 5 milioni di siciliani che parlano la lingua siciliana, i vari dialetti almeno della lingua siciliana. Bisogna considerare calabresi, salentini, e 1 milione, 2 milioni, forse di più, di siciliani sparsi in tutto il resto d'Italia. Inoltre bisogna calcolare circa 4-5 milioni di discendenti di italiani emigrati negli Stati Uniti, dove si parla il Siculish, cioè una lingua, uno slang che è costituito da inglese e siciliano mischiato, insomma. In Australia, in Uruguay, soprattutto in Argentina, dove c'è una comunità numerosissima di siciliani, e in Canada, e in tutte le nazioni europee, soprattutto Germania, Francia, Francia meridionale soprattutto. Quindi ha tutto il diritto di essere considerata lingua. Sei un esperto di sanscrito, ma è giusto dire che il sanscrito è la madre di tutte le lingue europee? Definire il sanscrito la madre delle lingue indoeuropee è impreciso. Non è proprio scorretto, ma è impreciso, perché il sanscrito nasce intorno all'anno 1000 a.C., poi si consolida intorno al V secolo a.C. e diventa lingua vera intorno al III secolo a.C. con le grammatiche del Panini. Quindi noi dobbiamo invece fare riferimento alle popolazioni che in epoca molto precedente, nel Neolitico, si sono spostate sia verso Oriente, quindi verso le fertili vallate dell'Indo e del Sarasvati, che verso Occidente. Parleremo dopo di quelli che vanno a Occidente. Quelli che vanno a Oriente fondano delle città lungo i fiumi Indo-Sarasvati e danno vita alle innodie vediche, cioè degli inni sacri che poi, quando la scrittura potrà riprodurre, diciamo, tutto questo patrimonio religioso, vengono trascritte nel Rig Veda, Samaveda, nelle quattro innodie vediche. Allora, noi dobbiamo fare riferimento alla lingua che portano, alla lingua arcaica, alla protolingua, all'antico indiano e quindi non al sanscrito. Allora, possiamo dire con precisione che le lingue indoeuropee hanno una madre che possiamo definire proto-sanscrito, antico indiano, proto-indoeuropeo, ma non sanscrito. Il sanscrito, ripeto, nasce nell'anno 1000. I Siculi parlavano il sanscrito, ma in che modo hanno influenzato il linguaggio dell'epoca? Le tribù
invece che vengono verso Occidente, nei vari millenni si consolidano, diciamo, intorno al 4500 a.C., nelle zone che oggi appartengono all'Ucraina, quindi le foce del Dnieper, la foce del Volga. Queste popolazioni danno vita alla domesticazione del cavallo, come è stato appurato, accertato da archeologi russi, devoto italiano e soprattutto Marika Gimbutas, una grandissima archeologa di origine lituana che è nazionalizzata americana. Questa grande archeologa, la Gimbutas, ha collaborato a lungo con un'antropologa italiana che insegna antropologia all'Università di Pesaro Urbino. Edita Castaldi si chiama ed è amica mia, mi ha fatto avere tutto questo materiale che lei ha elaborato con i suoi alunni, ma anche con la Gimbutas, sulle ondate indoeuropee, quindi praticamente è un materiale nuovo, attendibile, moderno, che mette a posto tante cose, tante idee un po' ipotetiche, diciamo. Ecco, allora. Quando i sicoli, quindi dalla zona nucleare, diciamo, dove c'è la domesticazione del cavallo, passano all'Ungheria, alla Romania, dove lasciano tracce, ci sono ancora adesso dei shekeli o dei sequi, che sono i discendenti di queste popolazioni, arrivano fino sulle sponde dell'Adriatico e poi attraversano l'Adriatico, nelle zone dall'Abruzzo fino alle Marche, fondano un sacco di città, attraversano la dorsale appenninica. Colonizzano, diciamo, la Liguria, la Toscana e soprattutto il Lazio, dove c'erano popolazioni ancora che vivevano all'età della pietra, praticamente, e chiaramente con la loro lingua influenzano tutte le lingue italiane. Quindi si può dire che la lingua parlata da questa popolazione, quindi il siculo antico, influenza tutte le lingue locali. Quanti e quali sono i termini siciliani che tutt'oggi utilizziamo che ci riconducono al sanscrito? Molti dei miei amici sanno che io sono andato via dalla Sicilia molto giovane, quindi so parlare siciliano e lo conosco, lo capisco, però non sono così esperto di lingua siciliana. Per cui mi sono affidato a dei ricercatori locali, soprattutto alla professoressa Maria Adelaide Durante, che ha fatto anche la prefazione del mio libro sugli Etruschi, che è una grandissima esperta di lingua sanscrita. Lei che insegna in un liceo, con tutti i suoi alunni, ha fatto, diciamo, una ricerca per cercare di trovare le parole che poi mi ha segnalato e che io ho pubblicato in un'altra edizione del libro della Lingua dei Sicoli. Tutti questi termini, io ho qui la pubblicazione, diciamo, più recente, che è questa, Origine e Lingua dei Sicoli. Allora, ho voluto mettere qui solo alcune parole perché l'elenco è molto lungo. Allora, per esempio, Lupara, Mattanza, Prescia, Ammatola, Ammoccare, Putra, Pucia, Camiare, Nica, Priaresi, Alluzzare, Vara, Sbaddu, Ambu, Trinacia o Trinacia, che deriva da Trinacia, che vuol dire giardino, sia chiaro. E poi, naturalmente, ci sono parole che derivano dal greco, dal latino, dall'arabo, dal normanno e naturalmente dallo spagnolo catalano. Ora, io ripeto, non sono un grande esperto, diciamo, di lingua siciliana e mi sono affidato a queste parole. Per cui se è nato in passato qualche equivoco, dipende da questo fatto, non dipende proprio da me, dal fatto che mi hanno segnalato queste parole e io le ho trascritte affidandomi, diciamo, alla competenza di questi ricercatori che io stimo moltissimo. Sul web sai benissimo che si commenta la qualsiasi cosa. Tra i vari commenti, qualcuno ha dichiarato una minchiata il lavoro di Claudio D'Angelo sui siculi. Peraltro, il lavoro di Claudio D'Angelo insieme a un'equipe di cui tu fai parte. Cosa vogliamo dire a tal proposito? Allora, sul web qualcuno ha dichiarato che certi lavori fatti da dilettanti, diciamo, sono delle minchiate.
Allora, io non sono molto d'accordo su questo, rispetto le idee degli altri, e ripeto sempre, non mi stancherò mai di ripetere, che il professore più illuminato può dire delle minchiate, delle cavolate enormi, come è successo, come tutti sanno, e anche, diciamo, il più povero, il più misero, può avere un'intuizione che poi si dimostrerà fondamentale, diciamo. Ci vuole tempo, ma poi col tempo, non so, vi faccio un esempio per tutti, tale Alfred Wegener, tedesco, a Francoforte, il 18 gennaio del 1912, ha enunciato la teoria del movimento delle zolle. È stato preso per pazzo, non è stato. Poi, naturalmente, allora non c'erano i mezzi sofisticate che ci sono adesso. Poi negli anni 60, negli anni 70, con i sismografi, con i magnetometri, con le perforazioni dei fondali marini, si è capito che aveva ragione lui. Ma ci è voluto tempo, diciamo. Ma anche, non so, Darwin, Freud, Einstein, tutti hanno avuto delle difficoltà e sono stati considerati dei ciarlatani, ma poi alla fine le idee giuste prevalgono. Per cui io ripeto, nessuno si deve ergere a giudice, a solone delle idee degli altri. Bisogna avere la massima educazione e il massimo rispetto per tutti, per i più grandi e anche per i più piccoli. Si prendono i contributi di tutti, si vagliano e poi col tempo si capisce chi ha ragione e chi ha torto. Ma chi fa questo tipo di operazione, che insulta gli altri, è un cretino. Questo bisogna eliminarlo. Cioè, non bisogna avere nessuna considerazione per questa gente. Bisogna avere il massimo rispetto per tutti. Caro Enrico, saprai benissimo certamente che negli ultimi anni è nata l'Accademia della Lingua Siciliana. Secondo te, in che modo l'Accademia dovrebbe operare per una rivalutazione della lingua siciliana? So dell'esistenza di un'Accademia della Lingua Siciliana. Ho letto lo statuto fondante e lo condivido in pieno, e anche le regole, diciamo, di base che sono state abbozzate. Bisogna aggiungerne qualcuna, ma ho il massimo rispetto e la massima stima per molti di questi soci fondatori. C'è qualche intruso, intendiamoci. C'è qualche intruso. Ma diciamo che la maggioranza, insomma, mi riferisco a Nino Barone, a Giuseppe Gerbino, a Ninni Macri, a Giuseppe Pappalardo, scusa, a Cinzia Sciuturi, scusate se dimentico qualcuno. Ora, queste persone meritano il più grande rispetto. Invito loro, che sono delle persone sagge, a isolare qualcuno che si è intrufolato, e che è lì solo per fare casino, diciamo. Per il resto è una ottima iniziativa che bisogna coltivare e che bisogna, diciamo, allargare, in modo da coinvolgere anche le autorità politiche, ok? Stabilire delle regole della lingua che deve essere al di sopra di tutti i localismi, di tutte le parlate locali. Deve essere una lingua aulica, alta. Ecco, non può tenere conto della parlata di Messina, della parlata di Agrigento, della parlata di Palermo, della parlata di Catania. Deve essere una lingua che è al di sopra delle regole che devono essere condivise da tutti. In questo modo si ha la lingua siciliana, una lingua ha i suoi dialetti, che hanno tutta, diciamo, la libertà di esprimersi come vogliono, ma se vogliono scrivere queste persone in lingua siciliana, devono abbandonare i localismi, i dialetti locali e parlare in lingua siciliana. Alcuni studiosi sono certi che la pronuncia retroflessa della dica cuminale del siciliano sia di derivazione araba. Cosa ci dici a tal riguardo? La pronuncia retroflessa della doppia D, tocuminale o cerebrale, non è di derivazione araba. Allora, bisogna sapere che nel sanscrito, diciamo sanscrito proprio, ripeto, per semplificare, anche perché ci sono le grammatiche,
quella del McDonald's, quella del Pizzagalli, quella del Monia Williams, eccetera. Ce ne sono Meyerhofer, ce ne sono tantissime. Parlando delle cerebrali, della D, della TR, della N, della R, cerebrali, non ricorrono alla scrittura con le lettere gemellate, ma mettono sotto la cerebrale un puntino. Questo tipo di regola si chiama murdania, che significa prodotto dalla testa, e quindi la D, che ha il puntino sotto, si legge D. Cavà D. Cutie D. Picceri D. È inammissibile, ripeto, inammissibile aggiungere una R. Questo quindi diventa piccili dru, gadrina, cutie dru, cioè mi si rizzano i capelli soltanto a pronunciarle queste parole. Allora, questo è ammissibile per un dialetto, ma ripeto, se noi vogliamo scrivere in lingua siciliana dobbiamo dimenticare, allora non so, Andrea Camilleri che racconta le storielle di Montalbano, a me non piace, però insomma, tanti lo leggono, ricorre a una lingua siciliana che non è lingua siciliana, è il dialetto di Porto Empedocle, di Agrigento, quindi ha tutta la... per essere parlato e condiviso. Ma questa non è lingua siciliana, ripeto, è un dialetto della lingua siciliana. La lingua siciliana è una lingua alta, aulica, e ha tanti dialetti. Ognuno è libero di parlare come vuole, ma se vuole parlare in lingua siciliana deve dimenticare i dialetti. Caro Enrico, in conclusione, cosa hai in cantiere? In cantiere, oltre diciamo alle collaborazioni con altri scrittori, di cui sto curando l'editing, per esempio lo stesso Claudio D'Angelo, ma anche Francesco Torre, ho già pubblicato un libro con la mia casa editrice, Tabeto, ho curato io l'editing, di un libro di Francesco Torre che si intitola Il piccolo partigiano, e adesso sto curando un secondo romanzo che si intitola Corallo rosso sangue, che è un libro bellissimo, andrà in stampa fra poco. Per quanto riguarda me, siccome io negli anni ho pubblicato una decina di libri di poesie, sono nato come poeta, insomma, quindi Oltre il confine della notte, Musicanti sul filo, Vento caldo, e poi ci sono gli altri due venti, Vento celeste e Vento segreto, e poi c'è Cronosfera, e questo è un titolo, The Dream is All, e infine Fiume del tempo, che racchiude un po', e l'inserimento in alcune antologie a carattere diciamo nazionale come La poesia del terzo millennio e l'inserimento nei poeti contemporanei. Allora, che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di raccogliere in un'opera unica che si chiamerà Opera Omnia il meglio, diciamo, insomma, la crema di questi 10 libri e fare un'opera unica con tutte diciamo, le recensioni e le critiche dei vari miei amici letterati, insomma. Allora, questa opera è già praticamente assemblata, penso che andrà in stampa in primavera e cercherò di portarla a Catania in una serata che hanno organizzato Nini Macri, Alessio Patti, Cinzia Asciutto, quindi in una sede di Catania. Io comunicherò esattamente la data e il luogo e presenterò questo libro, che verrà, diciamo, le poesie verranno recitate da attori e da amici vari. Caro Enrico, che dirti, è stato un grande onore, nonché un grande piacere averti qui in questa mia rubrica Siciliano Doc, che viene pubblicata ogni mercoledì sul canale YouTube TVBN Nino Barone, e quindi spero di averti al più presto nuovamente ospite. Quindi ti ringrazio, ancora un caro saluto da noi tutti e dalla tua Sicilia.
Caro Nino, ti ringrazio di aver pensato a me. Tu dici che per te è stato un grande onore, ma per me è stato un grande onore e un grande piacere collaborare alla tua splendida, ripeto, splendida iniziativa che coinvolge, diciamo, tante personalità, tanti ricercatori, tanti poeti, tanti scrittori. Quindi diciamo che c'è un bel fermento in tutta l'isola che sta crescendo. Cerco di dare il mio piccolo contributo, per quanto è possibile, ma quello che stai facendo tu è veramente meritevole. Quindi ringrazio te, ringrazio tutti quelli che collaborano con te per questa diffusione, che è una cosa splendida. Quindi ringrazio anche tutti gli amici dei vari circoli culturali, da Sicilia Antica, Circolo Universitario 50 più di Trapani, a Antonio Cattino di Messina, Alessandro Fumi, a tutti i grandi amici che io ho in Sicilia, che abbraccio, diciamo, sentitamente, e spero di ritrovarli nel mese di, penso, maggio, quando faremo una bellissima conferenza tutti insieme al Circolo Jalari, o Jalari, vicino Milazzo. Quindi un grazie di cuore a te e un abbraccio a tutti gli amici. Ciao.